L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 giugno 2012, numero 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012. Nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Sarro. Prego, senatore, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Nell'esprimere naturalmente una valutazione positiva sul provvedimento all'esame dell'Aula e quindi anticipando anche il voto favorevole, mi preme soffermare l'attenzione su una previsione specifica di questo decreto che ha una portata sicuramente innovativa. Mi riferisco all'articolo 3,6, perché per la prima volta dopo circa 10 anni il legislatore si preoccupa di affrontare il tema dell'attività edilizia e della possibilità di regolarizzare le costruzioni edilizie non in regola e viene per così dire infranto un tabù che fino ad oggi da più parti era stato frapposto rispetto ad interventi di portata, devo dire, ben minore rispetto a quello all'esame dell'Aula. Con la disposizione di cui si discute viene consentito ai soggetti interessati l'avvio dei lavori di ripristino da eseguirsi nel rispetto delle previsioni urbanistiche, con un'espressa eccezione per quanto riguarda i fabbricati rurali relativamente alla modifica della sagoma e della volumetria, e soprattutto viene consentita la ricostruzione di quegli interventi che, ancorché abusivi, se non totalmente, parzialmente abusivi, non sono stati investiti da ordinanza di demolizione, quindi da provvedimento che nel procedimento amministrativo sanziona la costruzione irregolare. Ma la portata della previsione, devo dire, è ancor più generosa laddove, con riferimento sempre alla possibilità di ricostruzione degli immobili abusivi, consente l'avvio dell'attività con una autocertificazione che viene prodotta dalla parte interessata, con l'unico vincolo di osservare il rispetto delle disposizioni in materia edilizia, di sicurezza e sismica. Quindi il legislatore, non il testo almeno del decreto all'esame dell'Aula, non riferisce la normativa, non richiama per meglio dire la normativa relativa all'imposizione del regime vincolistico per quanto concerne la tutela del paesaggio. Ma vi è di più, perché è consentita la possibilità di dare diretto avvio dei lavori e nel termine dei 60 giorni dalla ripresa dell'attività edilizia è possibile richiedere in sanatoria il parere di compatibilità paesaggistica. Si tratta dell'ultimo capoverso del comma 6. Ora, su questo tema, cioè la possibilità di regolarizzare costruzioni abusive, soprattutto in una regione come la Campania, noi abbiamo più volte, attraverso vari interventi, proposto la possibilità di regolarizzare una situazione molto particolare venutasi a creare a seguito di un contenzioso intercorso tra il Governo e la Regione Campania che ha generato ben 2 pronunce della Corte Costituzionale. E devo dire che salutiamo con favore questa iniziativa legislativa, che è certamente molto più ampia di quella che noi avevamo previsto, che ha delle maglie molto più larghe, che rende la possibilità dell'intervento più libera ed anche con una funzione acceleratoria attraverso una semplificazione del procedimento amministrativo. Per quanto riguarda la nostra regione, noi ci siamo impegnati e battuti nel corso di questi anni per ottenere semplicemente l'attuazione di un dettato contenuto in ben 2 pronunce della Corte Costituzionale, con una delimitazione molto più rigorosa, soprattutto in materia paesaggistica, e in questo senso noi abbiamo proposto anche un emendamento che consente, attraverso il meccanismo della riapertura dei termini del condono 2003, che in Campania non è stato di fatto applicato come istituto normativo, la possibilità di devolvere, per quanto riguarda la quota di competenza dello Stato derivante dagli introiti degli oneri e delle sanzioni accessorie previste dalla legislazione di settore,
di devolvere fino al 50% o almeno il 50% di questi introiti alle popolazioni dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo colpite da due noti eventi sismici. E riteniamo in ogni caso che dal momento in cui questo decreto legge sarà convertito in legge non sarà più possibile opporre, così come è accaduto in Campania negli anni precedenti, negli anni scorsi, alcuna obiezione o alcun ostacolo al varo di una normativa, ripeto, che tra l'altro è molto più restrittiva nella sua previsione, soprattutto in materia di tutela paesaggistica, perché naturalmente il decreto di cui discutiamo è stato varato dal governo, quindi significa che rispecchia la posizione dell'esecutivo, è stato firmato dal Presidente della Repubblica e quindi anche i moniti che in passato sono stati rivolti rispetto a procedimenti legislativi, voglio ricordare il decreto che nell'anno 2010 fu addirittura bloccato nel passaggio alla Camera dopo che il Senato lo aveva approvato con voto di fiducia. Oggi, naturalmente, una volta che queste disposizioni saranno già operanti ed esecutive in quanto contenute nel testo originario del decreto legge, saranno rese definitive attraverso la legge di conversione, credo che nessuno più potrà opporre alle legittime istanze della Regione Campania, che ripeto invoca l'applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale, alcun rilievo o alcuna obiezione né in termini di praticabilità della soluzione normativa, perché con il provvedimento che noi oggi votiamo o comunque esaminiamo introduciamo, ripeto, dopo 10 anni una prima previsione che riguarda la regolarizzazione delle costruzioni abusive, e soprattutto perché anche rispetto ad altre obiezioni che ci sono state in passato frapposte, in particolar modo quella concernente il tema della omogeneità, noi abbiamo avuto soprattutto nelle ultime settimane una produzione normativa attraverso la decretazione di necessità ed urgenza che ha avuto un'applicazione del criterio dell'omogeneità molto elastica. Voglio ricordare da ultimo il decreto legge in materia di riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che conteneva una norma ordinamentale sulla trasformazione della Fondazione Gaslini di Genova, che appunto non aveva alcuna attinenza diretta con il corpo principale del testo del decreto legge. E quindi, nel ribadire il voto favorevole al provvedimento, naturalmente noi parlamentari della Regione Campania siamo ben consapevoli della opportunità che attraverso questa innovazione legislativa, attraverso questa revisione di tante posizioni, anche dal punto di vista politico, io ho ascoltato molto attentamente anche gli interventi che mi hanno preceduto con il preannuncio del voto favorevole del Partito Democratico, della Lega Nord, quindi c'è evidentemente una revisione complessiva di posizioni su questo tema, e tema che noi continueremo ad affrontare e a sostenere in modo particolare per la nostra regione. E nel concludere voglio anche osservare che rispetto ad uno degli ordini del giorno che sono stati presentati, mi riferisco in particolare all'ordine del giorno G3.204, dove si chiede una interpretazione successiva del governo sul tenore e sulla portata di questo decreto, nello specifico per quanto riguarda la previsione condonistica, io credo davvero che la piana lettura del provvedimento, così come definito dal governo e così come licenziato anche dalla Camera dei Deputati, non crei alcun dubbio interpretativo, e si può tranquillamente in questo caso invocare il brocardo del in claris non fit interpretatio, perché la norma è chiarissima nel semplificare il procedimento, nel disgiungere la ripresa dell'attività lavorativa dal perfezionamento di tutti i titoli abilitativi, in particolare quello in materia paesaggistica, e soprattutto nel rendere questi interventi addirittura sostenibili attraverso le erogazioni e il finanziamento che viene accordato per la ricostruzione nella regione Emilia-Romagna. Il nostro provvedimento è estremamente più rigoroso e più limitato,
attuativo di una pronuncia della Corte Costituzionale, e quindi credo che dal momento della conversione del decreto né da parte del Presidente della Repubblica né da parte dell'Esecutivo potrà essere negata una aspirazione legittima del nostro territorio, se non a prezzo di una discriminazione inammissibile e soprattutto di un diniego che non avrebbe alcuna giustificazione. Il primo intervento è il senatore Palma. Grazie Presidente. Ho chiesto di parlare in discussione generale per porre un problema che avrei posto inevitabilmente nel corso della votazione degli emendamenti, sia pure poi giungendo al ritiro dell'emendamento 3.201. E mi dispiace davvero che il senatore Garavaglia della Lega abbia, come dire, con molto garbo, chiedo scusa, Mura della Lega, abbia con, sia pure con molto garbo, immaginato che la posizione della fiducia possa in qualche modo essere dipesa da qualche emendamento. Tutti quanti noi sappiamo che questo provvedimento era un provvedimento bloccato, scadeva il 6 di agosto, non vi era, l'ha detto il Presidente D'Alì oggi nella sua relazione, non vi era alcuna possibilità per il Senato di apportare delle modifiche. Vi era un elevato numero di emendamenti e questa è la ragione per la quale il Governo ha ritenuto di dover apporre la fiducia. Tutto il resto è strumentale e essendo strumentale a me personalmente non interessa più di tanto. Vede, signor Presidente e onorevoli senatori, all'articolo 3.6 del decreto viene posto oggettivamente in essere un nuovo condono. A me non interessa sapere se questo sia giusto o non sia giusto, se questo in qualche modo possa essere utile per la ricostruzione dell'Emilia e per un aiuto alle popolazioni che sono state così duramente colpite dal terremoto. Rilevo però, signor Presidente, signori senatori, che nel testo leggo che verrebbero previsti dei contributi a carico evidentemente dello Stato per la ricostruzione di immobili e fino a qui non vi è alcun problema, ivi compresi gli edifici totalmente abusivi per i quali non sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. In altri termini, secondo l'articolo 3.6, si procederebbe alla ricostruzione di ciò che è integralmente abusivo, fermo restando il limite che quell'abusivo completo non sia già stato colpito da ordine di demolizione. Questo significa condono, questo significa ricostruire a spese dello Stato ciò che non poteva essere ricostruito inizialmente e conseguentemente regolarizzarlo. Per noi va benissimo. Se questo si deve fare in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna, questo noi siamo assolutamente convinti di fare. Però vede, signor Presidente, signori senatori, l'apposizione della fiducia, da qui la necessità del mio intervento in discussione generale, apre un altro problema. Tutti quanti noi sappiamo, lo sapete tutti, signori senatori, perché il problema non è nuovo, che in Campania non ha trovato alcuna applicazione il condono del 2003. E non l'ha trovato in ragione di due leggi regionali che sono state entrambe dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale a seguito di conflitto di attribuzione. E quando queste pronunce sono avvenute, non è stato possibile per i cittadini campani regolarizzare quello che potevano regolarizzare secondo quel condono, in quanto erano scaduti i termini. E da diversi anni il mio gruppo politico è impegnato in una battaglia di giustizia, in una battaglia di legalità, in una battaglia di uniformità di trattamento, e cioè concedere ai cittadini campani ciò che è stato concesso ai cittadini di tutto il territorio nazionale, e cioè una riapertura dei termini per consentire loro di condonare
solo ed esclusivamente quello che potevano condonare nel 2003, con riferimento ai criteri del condono del 2003 e nel pieno rispetto di tutti i vincoli esistenti. Non a caso nell'emendamento vi è un preciso richiamo al nulla osta degli organi che sono deputati alla tutela dei vincoli. Vede, signor Presidente e signori senatori, questo provvedimento in tante salse noi abbiamo provato con un emendamento, abbiamo provato poi con la presentazione di un disegno di legge, non riesce a raggiungere l'Aula. E non riesce a raggiungere l'Aula, è inutile che, come dire, ci nascondiamo dietro a un dito per la fiera opposizione del Partito Democratico. Ma di che cosa stiamo discutendo nella realtà? Stiamo discutendo di una astrattezza, ahimè molto concreta sotto il profilo delle sofferenze degli uomini, perché è un principio astratto che tende astrattamente a rivolgersi, a una popolazione, se è vero che sono circa 75.000-80.000 i manufatti abusivi, a una popolazione di quasi 300.000 abitanti, cioè una popolazione simile alla città di Benevento. E si afferma da parte di chi si oppone a questa piccola riapertura per far ottenere ai campani quello che prima potevano avere, si oppone che bisogna procedere alle demolizioni, ma le demolizioni non si fanno perché mancano le risorse finanziarie, perché non vi sono le risorse, perché non vi sono le discariche dove portare il relativo materiale che è rifiuto speciale, non vi sono perché secondo una minima statistica sui tempi ci vorrebbero almeno 3 secoli. E nel frattempo cosa accade, signor Presidente e signori senatori? Accade ad esempio che viene abbattuta la casa abusiva del senatore Coronella, ma non viene abbattuta la casa abusiva mia, che è sita a 10 metri da quella del senatore Coronella. Per cui non vi è una individuazione dei criteri, vi è sostanzialmente per la cittadinanza non solo disappunto ma una notevole sorpresa, perché non essendovi i criteri non si capisce perché delle 10-30 case l'anno che vengono abbattute si abbatte la casa di X e non la casa di Y. E spesso, signora Presidente e signori senatori, lo dico riportando ciò che mi è capitato di ascoltare in Campania, spesso immaginando che la casa di Tizio è stata abbattuta perché magari Tizio non appartiene alla stessa simpatia politica di chi ha l'ordine di decidere. Questo non può, signor Presidente, andare avanti. Io faccio questo discorso quale commissario regionale del mio partito in Campania. Pongo evidentemente con tutta la passione del mio ruolo, ma anche con la neutralità che mi deriva da una provenienza geografica non campana, pongo un problema vero: la necessità che in quest'Aula finalmente si discuta, in quest'Aula si affronti questo problema, che è un problema sociale enorme, enorme, si risolva una volta per tutti e al di là dei principi teorici, delle astrattezze che danno solo luogo a disparità di trattamento e a fortissime ingiustizie, si ponga la parola fine a questo, si pose una parola fine a questo problema. Vede, potrei fare tanti esempi, signor Presidente e signori senatori. Perché è stata abbattuta la casa, ad esempio, di una famigliola che aveva un soggetto disabile? O potrei toccare le corde, del dramma, ricordando come un mese fa, proprio a seguito di un abbattimento di una di queste case, si è suicidato il proprietario di questa casa in quel di Terzigno. Ma davvero non riuscite a capire che a fronte di un fenomeno sociale così importante vi è la necessità di una restaurazione della legalità, e nell'adempimento della legalità vi è la necessazione della individuazione dei criteri? Questa era la ragione per cui noi abbiamo presentato questo emendamento, questa è la ragione per cui noi lo avremmo comunque ritirato. Però voglio dire una cosa, e la voglio dire con molta franchezza. Noi, a partire da me come coordinatore regionale, noi parlamentari campani,
siamo stanchi che la pervicacia ostinazione verso un principio astratto che va contro il mondo fenomenico, quello che c'è realmente e che non vuole prendere atto, come dire, di un dramma che riguarda la sofferenza di migliaia e di migliaia di cittadini, noi siamo stanchi. Sono intervenuto in discussione generale, non avrei ripreso la parola se non avessi ascoltato delle espressioni che francamente fanno torto della verità storica di quello che è accaduto e anche del tenore dell'intervento del collega Nitto Palma, che ha espresso in maniera estremamente chiara ed estremamente incisiva la vicenda campana. Trovo quantomeno disdicevole che, mi dispiace che il senatore Li Gotti e il senatore Della Seta non siano presenti, l'utilizzo di alcune espressioni che abbiamo ascoltato prima. L'emendamento di cui modestamente io sono uno dei firmatari ha sfregiato l'anima dei fratelli più sfortunati emiliani. Francamente il ricorso a questa figura retorica mi pare eccessivo. Noi abbiamo un profondo rispetto per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, per la loro storia, le loro tradizioni, la loro laboriosità, e questo non c'entra assolutamente nulla con l'iniziativa parlamentare. C'è una grandissima ipocrisia e questo va detto, e va detto a chiare lettere, perché il nostro emendamento era collegato oggettivamente al provvedimento all'esame dell'Aula, perché nel decreto legge vi è una previsione condonistica, piaccia o non piaccia, ma noi dobbiamo usare le espressioni relativamente alla portata normativa che esaminiamo. Il comma 6 dell'articolo 3 contiene una previsione di condono, tra l'altro estremamente generosa, come l'ho definita nel mio intervento, che noi condividiamo, attenzione, e rispetto alla quale abbiamo espresso apprezzamento, perché serve per la ricostruzione, ne siamo ben consapevoli. Però non possiamo negare la realtà, non possiamo non dire che non c'è una previsione di condono. E il nostro emendamento era ancorato a questa previsione, che non abbiamo introdotto noi, ma che ha introdotto il governo con l'avallo del Presidente della Repubblica, che ha naturalmente firmato il decreto legge, e soprattutto perché nel nostro emendamento noi abbiamo previsto che gli introiti derivanti dalla riapertura dei termini, che è una esigenza della Regione Campania consacrata in due sentenze della Corte Costituzionale, le risorse provenienti dal gettito della misura condonistica per quanto riguarda le risorse di competenza dello Stato, quindi l'oblazione e le altre misure sanzionatorie, sarebbero state devolute almeno per il 50% a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. C'è dunque un'omogeneità rispetto alla previsione ed anche una finalità di sostegno all'intervento di ricostruzione, perché se è vero come è vero, e dagli interventi che mi hanno preceduto questo elemento è emerso in maniera chiarissima, che c'è comunque l'esigenza di incrementare il fabbisogno finanziario, quindi di reperire risorse, questo era un modo per dare un contributo ed un apporto anche finanziario alla ricostruzione. Ma la misura del condono non l'abbiamo agitata noi strumentalmente, come purtroppo è stato affermato, ma è una previsione contenuta nel provvedimento e noi dobbiamo identificarla per quello che è, per la portata che assume. E mi dispiace anche l'atteggiamento del senatore Della Seta. Il senatore Della Seta è firmatario di un ordine del giorno, l'ordine del giorno G3.204, con il quale espressamente chiede al Governo, attraverso le opportune iniziative di competenza, di esplicitare in maniera inequivocabile che tale norma non cancella né sana in alcun modo e ad alcun titolo eventuali abusi edilizi commessi antecedentemente all'evento sismico. Che esigenza c'era di chiedere un ordine del giorno rispetto ad un provvedimento se questo provvedimento non contiene, come contiene, una norma condonistica? Perché dobbiamo negare l'evidenza dei fatti? Il senatore Nitto Palma nel suo intervento si è limitato semplicemente a rappresentare le ragioni di una battaglia che non è nuova né viene strumentalmente agitata in questo momento rispetto al provvedimento
del terremoto dell'Emilia-Romagna, ma è una battaglia che vede impegnata la delegazione parlamentare campana da circa 3 anni in una serie ripetuta, reiterata di interventi, sia sotto forma di fase emendativa per quanto riguarda l'integrazione di decreti legge o di altre leggi di settore, sia addirittura per quanto riguarda l'attività diretta del Governo. Ricordiamo che il Governo varò un decreto legge cosiddetto fermaruspe per dare una sospensione, in attesa della definizione di un provvedimento di condono, ai provvedimenti di abbattimento e di demolizione in Regione Campania. Allora, noi nutriamo grande rispetto per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, siamo vicini e solidali, avendo vissuto anche noi in Campania la tragedia del terremoto, e condivido l'intervento della senatrice Bassico quando dice il terremoto non è un'opportunità, il terremoto è una tragedia, e noi in Campania l'abbiamo già vissuta questa tragedia, quindi sappiamo perfettamente che cosa significa, quali sono i disagi, quali sono i bisogni della popolazione e come questi bisogni e questi disagi si protrarranno nel tempo, perché per quanto efficace e tempestiva può essere l'attività di ricostruzione, di soccorso, comunque le ferite di un terremoto possono rimarginarsi solo a distanza di molti anni, ma noi non abbiamo inteso assolutamente strumentalizzare questa tragedia per un provvedimento di favore, perché se dobbiamo, come dobbiamo, rispetto alle popolazioni dell'Emilia-Romagna, lo dobbiamo anche alle popolazioni campane, dove questa emergenza sociale è un vero dramma, è una tragedia nella tragedia, rispetto alla quale la politica non può chiudere gli occhi, deve affrontare questo problema brutto, tremendo, disdicevole, come lo si vuole, ma certamente è la realtà, è il dato fattuale in relazione al quale noi dobbiamo misurarci e dobbiamo dare delle risposte. Poi il Parlamento, nella sua sovranità, nella sua autonomia di giudizio, nelle valutazioni e negli apprezzamenti che intenderà condurre, potrà approvare, potrà denegare il provvedimento, ma noi abbiamo il dovere politico e, mi sia consentito, anche etico di portare avanti questa battaglia, che voglio rimarcarlo anche oggi, soprattutto rispetto a certe affermazioni che respingo in maniera decisa, è una battaglia di civiltà giuridica, perché noi stiamo invocando la parità di trattamento tra i cittadini campani e i cittadini della Repubblica Italiana che hanno utilizzato un istituto giuridico, quello del condono, che a noi è stato negato per provvedimenti legislativi regionali sanzionati dalla Corte Costituzionale con 2 sentenze che le ha dichiarati illegittimi. Questo è il tema che noi portiamo avanti. E quando strumentalmente si afferma, come abbiamo ascoltato anche poco prima in quest'Aula, che noi intendiamo collegare quasi in maniera piratesca e in modo truffaldino questa iniziativa alla vicenda del terremoto, mi dispiace, non è così. Noi stiamo semplicemente invocando che quello che giustamente viene previsto per l'Emilia-Romagna in questa fase di ricostruzione abbia, con la declinazione che è propria della tipicità della Regione Campania, un corrispondente provvedimento normativo, né più né meno. E respingiamo al mittente decisamente tutte queste affermazioni di pseudomoralismo, delle quali siamo stanchi, sinceramente, perché la verità è quella che abbiamo detto, e l'abbiamo detta a chiare lettere. Forse questa verità non può far piacere a chi del falso ambientalismo, del falso moralismo ha fatto una bandiera di propaganda politica, ma la realtà è nei termini che noi abbiamo rappresentato e che soprattutto il senatore Nitto Palma nel suo intervento ha rappresentato in modo esaustivo. L'appello che io rivolgo ai colleghi parlamentari delle altre formazioni politiche, in modo particolare del PD, è quello di affrontare in maniera laica, mi sia consentita l'espressione, questo problema, senza filtri, senza pregiudizi ideologici, senza agitare bandiere di parte, perché questa è una tragedia che investe centinaia di migliaia di famiglie in Campania. Non è un problema circoscritto, e concludo, Presidente, a poche decine di situazioni. È un problema sociale forte. Il senatore Nitto Palma ha detto della difficoltà anche ad eseguire i provvedimenti di demolizione. Su 67.000 sentenze ne sono state eseguite poco meno di 100. Questo significa che ci vogliono appunto 3 secoli per portare a compimento l'operazione. Ma nel frattempo non c'è alcuna oggettività nella individuazione degli interventi da eseguire, e ci sono tragedie delle quali noi non possiamo fingere l'esistenza, come quella che è stata ricordata del capofamiglia di Terzigno che si è suicidato poco meno di un mese fa,
o di altri episodi analoghi che sono accaduti nel comune di Afragola e in altri comuni, perché questa è un'emergenza, una tragedia sociale che merita rispetto e che merita un approccio più obiettivo, di buonsenso e che permetta alla politica anche di recuperare quella che è la sua funzione più nobile, di dare risposte ai problemi dei nostri concittadini. Grazie senatore Sarro, dichiaro quindi chiusa la discussione.